Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo dei temi economici e in particolare dell'occupazione nella nostra regione. Numeri in chiaroscuro e situazione economica che non è delle migliori in Abruzzo, e quanto affermano i dati dell'Istat, dell'Inps e del Ministero del Lavoro pubblicati in questi giorni. La CISL invita la regione a convocare al più presto un tavolo con le parti sociali per concordare le misure per migliorare la situazione. Ma sentiamo di più nel servizio curato da Paolo Renzetti. Professor Mauro, qual è la situazione per quanto riguarda l'occupazione nella nostra regione? I numeri non sono del tutto incoraggianti. Ma io direi che i numeri sono anche sorprendenti, ma purtroppo in senso negativo. In senso negativo perché l'occupazione è scesa del 2,7%, che significa più o meno 14.000 unità lavorative rispetto al periodo precedente, cioè il 2018 secondo trimestre. E all'interno di questo dato generale, che colloca ovviamente l'Abruzzo in una posizione di retroguardia rispetto alle altre regioni, e c'è il dato del calo del settore industriale, del settore manufatturiero, di circa 10.000 unità, e il che significa che noi abbiamo delle aree in generale, e soprattutto nell'ambito delle piccole e medie imprese, che oggi si trovano in una situazione di sofferenza. Questo per quanto riguarda l'occupazione. Per quanto riguarda viceversa l'altro dato, che poi le esportazioni, importanti perché ci danno il senso di competitività, ormai è un fatto noto, lo diciamo ogni volta che ci incontriamo, però questo processo di concentrazione cresce di volta in volta, cioè oggi i mezzi di trasporto hanno un'incidenza sul totale esportato del 53%, cioè oltre la metà delle esportazioni abruzzesi sono in mano ai mezzi di trasporto. Alla luce di una situazione almeno a livello occupazionale non positiva, qual è il ruolo dei sindacati e cosa chiedete alla regione? Il ruolo del sindacato è chiaramente quello di cercare di garantire occupazione, sviluppo, crescita della nostra regione. Per fare questo c'è necessità impellente di avere confronti sistematici con la politica e con la giunta regionale, che noi abbiamo chiesto da tempo, ma che purtroppo al momento attuale è ancora assente in termini organici. Da questo punto di vista ci sono scelte importanti da fare, sia dal punto di vista emergenziale, sia dal punto di vista dello stato di fatto che ha il sistema produttivo, nel senso del mantenere le grandi imprese, ma anche cercare di incentivare e rafforzare le piccole, piccolissime imprese, le imprese artigiane che sono in grande sofferenza, ma anche guardare al futuro. Capire quale deve essere il futuro del nostro Abruzzo vuol dire creare un sistema infrastrutturale valido che dia impegno e soluzioni produttive sia alle aree costiere che alle aree interne. Questo in questo momento manca, nel dibattito ci sono idee diverse, c'è bisogno di confrontarsi ma di avere scelte che diano risposte soprattutto alle aree interne, che sono quelle più in sofferenza e che in questo momento non hanno ancora risposte dalla politica regionale. Il manager della ASL di Pescara, Armando Mancini, prima di lasciare l'incarico ha voluto tracciare un bilancio del suo mandato. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. Armando Mancini saluta la ASL di Pescara. La giunta Marsilio infatti ha deciso di porre fine prima del tempo al suo mandato di direttore generale. Non ha raggiunto gli obiettivi preposti, ha dichiarato l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Ma nella conferenza stampa indetta da Mancini nel suo ultimo giorno da direttore, l'ormai ex numero uno della sanità pescarese ha fatto un bilancio del suo mandato, raccontando ai giornalisti i traguardi raggiunti. Oggi noi presentiamo quello che è un bilancio di mandato, perché il mio mandato volge al termine e quindi mi corre l'obbligo di dire le cose che sono state fatte in questi 3 anni e mezzo e le cose che non sono state fatte. Chiaramente è un mandato che si interrompe prima della fine naturale, che sarebbe stata nel 2021, e quindi ci sono cose che sono in itinere, e però queste verranno spiegate tutte quante. Sul fatto che io abbia raggiunto o non raggiunto gli obiettivi, penso che la questione, quando io potrò vedere la delibera di giunta, sarà valutata in altra sede.
Armando Mancini non esclude di fare ricorso contro la regione una volta che sarà formalizzata la sua esclusione. Tra le novità introdotte sotto la sua direzione vi è la telemedicina, così che i pazienti possano essere visitati anche a distanza, ma anche la battaglia per la salvaguardia dei presidi sanitari di Penne e Popoli, in maniera non perfettamente conforme alle intenzioni della giunta regionale. Siamo riusciti a mantenere vivi e vitali, che se ne dica, gli ospedali di Penne e Popoli, e vi assicuro che non è stato facile con le ristrettezze economiche di bilancio che avevamo, non è stato facile mantenere queste strutture così come erano. Adesso la caccia, dopo l'ennesima bocciatura anche del secondo calendario venatorio, il gruppo consigliare in Regione Abruzzo del Partito Democratico denuncia la mancanza di certezze sulla caccia da parte della Giunta Marsiglio e degli uffici regionali. Sentiamo. Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha ribadito questa mattina in conferenza stampa la propria posizione sul tema della caccia. I consiglieri Dino Pepe e Antonio Blasioli hanno criticato le scelte dell'attuale esecutivo regionale, denunciando la mancanza di certezze sulla data di apertura della stagione venatoria. È proprio Pepe che ai nostri microfoni motiva le ragioni del giudizio negativo sull'operato dell'assessore imprudente. Una bocciatura totale su tutta la linea da parte delle iniziative della Giunta Marsiglio imprudente. Record di bocciature del calendario venatorio, ad oggi gli oltre 10.000 cacciatori non possono andare a caccia. Domani ci sarà il TAR che deciderà finalmente, ci auguriamo tutti, che la caccia possa ripartire il 1° ottobre. Ma davvero quest'anno c'è stata tanta delusione all'interno del mondo venatorio dopo le bocciature e soprattutto le false promesse della Giunta Marsiglio. Il calendario venatorio è stato bocciato dal TAR, da ISPRA, da Vinca e soprattutto tutte le vane promesse della Giunta Marsiglio imprudente sono venute meno. L'apertura prima promessa il 1° settembre, poi il 15 settembre, tutte promesse che purtroppo non sono state mantenute. Ci auguriamo davvero che domani il TAR possa dare il via alla stagione venatoria anche in Abruzzo. Giuseppe Di Fabio, unico politico abruzzese arrestato in Venezuela nel 2015, è tornato in Italia e a Pescara. Oggi, nella sala consiliare del Comune, Di Fabio ha raccontato la sua esperienza che sentiamo nel servizio. Oggi a Pescara c'è questa testimonianza anche drammatica di quello che sta accadendo oggi in Venezuela. Giuseppe Di Fabio è stato un mese in carcere in Venezuela, politico dello stesso partito di Guaidó che sta lottando per cercare di salire al governo del paese, ma in Venezuela c'è oggi una situazione molto difficile. Sì, è una situazione molto difficile. Vediamo che adesso siamo più di 4 milioni di abitanti venezuelani che hanno andato via, perché è difficile lavorare tutto il mese in Venezuela e di guadagna 2 euro, e 2 euro qua sono 2 caffè. In Venezuela come mangia il popolo con 2 euro? Non mangia, sta a morire di fame. E quando vediamo che passa 7, 8, 9 giorni a camminare per andare a Colombia e dopo andare su America buscando una migliore vita, uno ve e uno dice sta difficile la situazione in Venezuela. No, no, quello che parla sul contro al governo va in carcere e quello che si rimane callato deve andare di Venezuela, perché no, in Venezuela non si può vivere adesso. Quella del carcere, un mese in carcere, è stata un'esperienza terribile. Sì, è un'esperienza troppo, troppo scura, la dico io. Io mi ricordo, primo che io come autorità eletta di un municipio non tenia ni ordine di cattura, e semplicemente per ordini di Maduro mi hanno incarcerato. E dopo mi davano di mangiare un uovo al giorno. Io ho dimagrito 15 kg in un mese, perché
non mangiava, no, è una tortura troppo forte. Guarda, qua dopo di 5 anni si vede la cicatrice che hanno fatto per il traslado. 4 ore su un barco, non lo so come si dice, l'esposa, gli segni dentro di un barco, a chi importa? No? Io sono un cittadino innocente, semplicemente per dirle alla faccia a Maduro, sei un dittatore e noi te portiamo via. Adesso andiamo a Teramo, una situazione divenuta intollerabile per i residenti della centralissima via Comi che denunciano rifiuti e sporcizia a cielo aperto. I cittadini chiedono alla Teramo Ambiente maggiore pulizia e la creazione di un'isola ecologica per i ristoranti della zona. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Non siamo nei pressi del centro di trasferenza della Team a Carapollo, siamo in una strada elegante del centro storico di Teramo, via Comi, e siamo sul lato opposto all'ingresso della bella sala polifunzionale della provincia, dove si tengono convegni, spettacoli teatrali e concerti. In alcuni giorni il muro dell'immondizia lasciata in strada è drammatico, oggi c'è solo un tappeto di luridume sul marciapiede, vongole, rifiuti alimentari, cassonetti impiastrati di sporcizia. E all'imbrunire escono anche dei topi di incredibile grandezza. I residenti non ne possono più e chiedono maggiore attenzione alla Teramo Ambiente, ma soprattutto la creazione di un'isola ecologica, visto la presenza dei tanti ristoranti sulla via. Un'intervista in mezzo all'immondizia in pieno centro storico. Una cosa scandalosa, cioè, è così 24 ore su 24, tutti i giorni. A volte... Siete residenti e soffrite moltissimo. Da morire, tra l'altro quando c'erano i lavori dovevamo passare praticamente in mezzo all'immondizia, è una cosa intollerabile, lì c'è la sala polifunzionale, serate di concerti, di cose, gente che veniva anche da fuori che rimaneva esterrefatta vedendo il muro di immondizia qui, è veramente una cosa incivile. E fra le altre cose io da casa mia ho visto più volte dei toponi di queste dimensioni. Cosa chiedete? Che bisognerà organizzare, qui ci sono tre ristoranti, bisogna organizzare un'isola ecologica, dei cassonetti chiusi, sigillati, non so, io non sono un tecnico, però bisogna fare qualcosa, è veramente scandaloso. Torniamo a Pescara, 5 idee per una città più verde sono quelle esposte dai consiglieri del Partito Democratico. Andiamo a vedere il servizio. Il Partito Democratico lancia 5 idee per una città più verde, per una Pescara più sostenibile. Oggi in conferenza stampa, consigliere Giampietro, avete illustrato queste proposte. Sì, questa è la settimana mondiale in cui milioni di persone appunto si mobilitano per il clima e per un cambiamento serio in tema ambientale. Quindi abbiamo appunto scelto questa settimana per lanciare 5 proposte che il Comune può fare per migliorare la situazione del verde in città. Sono tutte iniziative già avviate con i 5 anni precedenti e che oggi possiamo realmente appunto rafforzare e migliorare. La prima è 1000 nuovi alberi entro il 2022. Pescara ha un grande patrimonio arboreo, ma è una città molto urbanizzata, quindi ha poco spazio. Possiamo tuttavia appunto dare altri 1000 nuovi alberi alla città di Pescara. Poi chiediamo un nuovo orto urbano in ogni quartiere. C'è un esperimento ai Colli molto funzionante, dove piazze non più utilizzate, appunto spazi verdi ormai spesso appunto degradati, sono invece diventati spazi di unità, comunità e aggregazione. Poi chiediamo che nelle scuole pescherette ci siano solo borracce plastic free. È importante questa cosa perché già con i 5 anni precedenti si è scelto di non far inserire la plastica monouso nelle scuole, nelle mense scolastiche, invece ora va esteso questo procedimento in tutte quante le scuole. Poi chiediamo di riattivare una cosa molto importante che è il bicibus e il pedibus, cioè il trasporto scolastico dei bambini può avvenire attraverso progetti innovativi di accompagnamento pedonale e in bicicletta in alcuni casi verso le scuole, un passaggio molto importante che consentirebbe di alleggerire radicalmente il traffico e la pressione sul traffico nelle ore di punta, cioè ingresso e uscita dalle scuole. E infine una mozione che noi presentiamo senza simboli di partito, con la sottoscrizione di tutto quanto il centro-sinistra, ovvero la dichiarazione di stato di emergenza climatica e ambientale. Un fatto molto importante, centinaia di città in Italia stanno già aderendo a questa campagna, è importante che anche Pescara possa approvare questo documento per inserirsi in un circuito appunto di mobilitazione forte per il clima.
Cambiamo argomento. Il Tribunale di Lanciano ha accolto ieri il ricorso del lavoratore che non era stato autorizzato dalla Sevel ad abbandonare la postazione di lavoro per andare a fare la pipì. L'azienda è stata condannata a pagare un risarcimento. Sentiamo. Risarcimento del danno quantificato in 5.000 euro. Così il Tribunale Monocratico di Lanciano ha accolto il ricorso dell'operaio che si urinò addosso durante il turno alla catena di montaggio perché gli venne impedito di abbandonare la postazione di lavoro per recarsi ai servizi igienici. Con la sentenza emessa il 23 settembre, la Sevel di Atessa è stata quindi condannata. L'episodio risale al 7 febbraio 2017 ed ebbe risonanza nazionale. Il lavoratore, difeso dall'avvocato Diego Bracciale, in aula ha ricostruito i fatti anche grazie ai diversi colleghi di lavoro che hanno testimoniato. Il giudice Cristina Di Stefano ha stabilito che il datore di lavoro ha arrecato concreto e grave pregiudizio alla dignità personale del lavoratore nel luogo di lavoro, al suo onore e alla sua reputazione, si legge nella sentenza, indubbiamente derivante dall'imbarazzo di essere osservato dai colleghi con i pantaloni bagnati per essersi menzionato addosso. A segnalare l'episodio fu l'USB Abruzzo che commenta: la sentenza ha reso giustizia al lavoratore restituendogli in parte la dignità che rimane irrimediabilmente lesa anche per le conseguenze che la vicenda ha inevitabilmente generato a livello morale e psicologico a danno dell'operaio. Voltiamo pagina. Teramo ospiterà ancora una volta il premio internazionale della fotografia cinematografica dedicato a Gianni Di Venanzo, giunto alla 24esima edizione. Madrina d'eccezione è l'attrice figlia d'arte Violante Placido, che interverrà alla cerimonia di premiazione in programma il 12 di ottobre al Teatro Comunale. Vediamo il servizio. Al via la 24esima edizione del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo, manifestazione clou dell'autunno teramano organizzata dall'Associazione Culturale Teramo Nostra. Madrina del premio sarà l'attrice figlia d'arte Violante Placido, che parteciperà alla cerimonia di premiazione in programma sabato 12 ottobre a partire dalle ore 17 al Teatro Comunale di Teramo. Con lei ci saranno altri ospiti del mondo del cinema, come Ninetto Davoli, attore preferito di Pierpaolo Pasolini, ma anche la teramana Elisa Deusanio, notatrice cinematografica e di teatro. 24esima edizione di questo premio, sempre con grandi difficoltà, però ci siete sempre. Sì, ci siamo sempre, noi abbiamo l'onere di organizzarlo, perché io dico che questo è un premio di tutta la città, di tutto l'Abruzzo, quindi grazie al nome di Gianni Di Venanzo siamo riusciti a farci conoscere in tutto il mondo. Quest'anno verrà il presidente dell'Accademia degli Oscar, John Bale, premiato per la sua attività di regista e autore della fotografia. Tra i grandi suoi film ricordiamo Silverado, ma tantissimi capolavori. Il russo Vladimir Opelmais, l'italiano Gianni Fiori Coltellacci, che il papà è stato uno dei grandi autori della TV italiana, lui è un grande autore di fotografie. Questo film Cyrano di Bergerac sarà proiettato per tutte le scuole. Dopo, i film che non faremo vedere durante il premio, nella nostra sede organizzeremo altre serate. Qual è il messaggio che questo premio vuole portare, soprattutto ai più giovani? Intanto un messaggio di luce, di non arrendersi mai, perché gli autori della fotografia catturano, utilizzano la luce e quindi illuminano tutto quello. E dopo un messaggio culturale, perché senza cultura non si vive, diciamo la verità, la cultura è quella che ti fa stare bene. Ancora pagina della cultura, una ricerca che traccia la storia di Montesilvano, spesso ingiustamente considerata di serie B e snobbata. Ora questa storia viene raccontata nel libro di Antonio Farchione, Montesilvano, viaggio tra storie poco note, edito da Costa Edizioni. Sentiamo il servizio.
Montesilvano, almeno nell'immaginario comune, è una cittadina recente, priva di storia o perlomeno intesa come un apparato della storiografia della città di Pescara. Da oggi però la storia di Montesilvano acquista nuova dignità grazie alla ricerca di Antonio Farchione, che con il libro Montesilvano, viaggio tra storie poco note, riporta alla luce tutte quelle vicende montesilvanesi che prima nessuno aveva mai indagato. Antonio Farchione in questo libro riporta alla luce notizie e fatti avvenuti nella città di Montesilvano davvero poche note ai molti. Su una serie di domande che ho cercato in qualche modo di rivolgere a dei montesilvanesi doc, domande che però non hanno mai trovato una risposta, e quindi da ricercatore da una parte e collezionista dall'altra ho cercato tra le fonti per trovare le risposte alle numerose domande che ho cercato di rivolgere. Montesilvano, viaggio tra storie poco note, è edito da Costa Edizioni e contiene al suo interno anche fotografie e documenti mai pubblicati che testimoniano la storia sulla riva del mare Adriatico. Francamente non pensavo di avere così tanto materiale inedito su Montesilvano, che mi ha aiutato per mettere insieme oltre 200 pagine di storia di Montesilvano. Attualmente il libro non è ancora in vendita nelle librerie, ma è possibile acquistarlo nel sito ufficiale della casa editrice www.costaedizioni.it. Andiamo avanti ora alla pagina dello sport, che apriamo chiaramente parlando del calcio di Serie B, perché questa sera alle ore 21 c'è il turno infrasettimanale nel campionato cadetto con il Pescara che scende in campo al Tombolato contro il Cittadella, bestia nera delle ultime stagioni. Il tecnico Zauri pensa ad alcune novità e potrebbe lanciare Ingelson e Del Grosso dal primo minuto con Maniero favorito su Brunori per il ruolo di centravanti. Direzione di gara affidata a Maggioni di Lecco. Il presidente Daniele Sebastiani presenta così il match di questa sera. Sentiamo. Una squadra che non evoca bei ricordi. Ma sicuramente una squadra per noi poco digeribile, come dicevo a qualche tuo collega, però è evidente che noi in Serie B sono tutte partite importanti, tutte partite difficili, e lo stiamo vedendo in queste prime 4 gare giocate, e quindi l'una vale l'altra. Sicuramente una squadra da rispettare, perché il Cittadella si è sempre fatta rispettare. L'occasione anche per sfatare il tabù del Tombolato. Si parte sempre per fare bene, si parte sempre per cercare di portare a casa il massimo, poi le partite non sono tutte uguali, per cui vedremo alla fine della partita se siamo stati bravi, così bravi da sfatare anche il Tombolato. 4 gare, 7 punti, bilancio positivo possiamo dire per il Pescara, in linea con quelle che erano le aspettative. Sì, ma noi siamo contenti di quello che abbiamo fatto fino adesso. Sicuramente la prima partita l'abbiamo un po' steccata, ma per tanti motivi. Però credo che abbiamo fatto quello che dovevamo fare, quindi un gruppo ancora nuovo che ha bisogno di tempo anche per amalgamarsi meglio, però sicuramente hanno fatto un bellissimo lavoro fino adesso. Qualche giorno fa aveva detto anche ai nostri microfoni: non torneremo sul mercato dopo l'infortunio di Tuminello, è ancora di questo avviso? Confermo, perché tornare sul mercato adesso significa andare a prendere qualcuno che non gioca da almeno 3 mesi, 4 mesi, e quindi significa avere un giocatore che devi aspettare. Allora, aspettare per aspettare, siccome noi siamo convinti che i nostri siano buoni, aspettiamo poi eventualmente gennaio, e se ci sarà da fare qualcosa lo faremo a gennaio, ma soprattutto andando su giocatori che hanno giocato. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Diretta Stadio per seguire proprio in diretta la partita del Pescara. Adesso andiamo in Serie C invece per parlare del Teramo. Domani turno infrasettimanale anche per il Diavolo, che torna al Bonolis per la sfida interna contro la Viterbese. Avversario ostico quello laziale, che però dovrà servire alla formazione biancorossa per dimenticare i 2 punti buttati sabato pomeriggio contro il Rende. Qualche dubbio di formazione per Tedino, che stamattina ha parlato in conferenza stampa. Il servizio è di Jacopo Forcella.
Smaltire la delusione del pareggio di sabato pomeriggio contro il Rende. Con questo obiettivo il Teramo torna allo stadio Bonolis, dove due settimane fa aveva battuto la Cavese per 2-0. Lo farà con un avversario tosto, la Viterbese di Lopez, avversario in forma che ha appena battuto il Catanzaro. Qualche dubbio di formazione per Bruno Tedino, che questa mattina in conferenza stampa ha ammesso che la sua squadra è stata superficiale in Calabria, atteggiamento questo assolutamente da cancellare. L'unica cosa che abbiamo sbagliato a Rende è che siamo stati superficiali nel momento importante della partita, e questa è una cosa che non si trova con facilità dal tabacchino, no? Bisogna trovarla, bisogna portare noi stessi a trovare le soluzioni, però portare anche le soluzioni dalla parte giusta, no? Cioè non sempre star lì a ma che sfortuna, ma il campo, ma l'arbitro, ma cioè, queste cose qui non le voglio neanche sentire. Noi abbiamo un compito di portare questa città quanto prima, ma non sarà veloce, a certi livelli. Se uno a me dice che sono un gruppo senza carattere, io sinceramente è la cosa che detesto di più. Si diceva dei dubbi di formazione, 4 per la verità, per il tecnico biancorosso, li elenca proprio in conferenza stampa. Allora, il dubbio è Tentardini, Di Matteo, chi giocherà? Punto di domanda. Santoro, Lasic, chi giocherà? Punto di domanda. Cianci, Martignago, chi giocherà? Punto di domanda. Cancellotti, Florio, chi giocherà? Punto di domanda. Luteramo c'ha la squadra forte? No, Luteramo non c'ha la squadra forte in questo momento, c'è una squadra che si sta costruendo per diventare forte. E saremo protagonisti, perché su questo ci metto la mano sul fuoco, ma in questo momento qualche difficoltà la stiamo provando, fermo restando che se ci facciamo gol da soli, questo non va bene. Squadra in forma, la Viterbese, il 3-5-2 di Lopez, soprattutto in trasferta, può fare dei brutti scherzi al Teramo, che però deve assolutamente ricucire il gap con le prime in classifica. Ed è un obiettivo che per Tedino nelle prossime settimane sarà assolutamente raggiungibile. In un colpo solo eravamo riusciti a recuperare un gap. Quindi se in 6 giorni riuscivamo a colmare un gap di un certo livello, io penso che nelle 30-35 partite che possono mancare riusciremo sicuramente a migliorare, ad essere più competitivi. Ed è quello che io aspetto con, non con ansia, ma con curiosità, quanto prima, ma sono convinto che non sarà subito. Adesso ancora calcio, ma scendiamo in Serie D. Il pareggio senza gol contro la Matricola, Vasto Girardi, non soddisfa appieno l'allenatore del Pineto Massimo Epifani, che invita i suoi giocatori ad essere più cinici e a migliorare negli ultimi 20 metri. Sentiamo il servizio. È stato insomma un pareggio abbastanza giusto. Ma giusto tra virgolette, perché la partita fino a credo a 10 minuti dalla fine la tenevamo in mano noi, giocavamo noi, cercavamo di fare gol in tutte le maniere. Il primo tempo abbiamo avuto occasioni importanti, ma anche nel secondo. E il rammarico che la squadra come la nostra, quando ti capita un'occasione dobbiamo fare gol. Nonostante il campetto piccolo, nonostante loro sono una buona squadra, abbiamo giocato, abbiamo cercato di fare. Di questo ne sono contento. Sono arrabbiato gli ultimi 7-8 minuti dove noi ci siamo allungati per cercando di vincere a tutti i costi, e gli abbiamo concesso dei contropiedi e delle punizioni dove dovevamo evitare, perché poi alla fine prendere punizione e prendere gol dispiaceva perdere in una partita dove meritavamo sicuramente qualcosina di più noi. Ecco, a quel punto si erano allungate le squadre, quindi poteva starci qualche, tra virgolette, credo, concedere qualche ripartenza. A noi non deve succedere, perché una squadra è allenata, sa, ha dei concetti, non ci dobbiamo far prendere dalla partita, dobbiamo avere sempre un equilibrio importante, non dobbiamo andare con le mezzali e non rientrare più, lasciare la linea difensiva solo con il mediano, ma allungarsi di 60-70 metri non esiste. Poteva succedere una volta, poi dovevamo essere bravi a rimetterci subito a posto, invece abbiamo continuato ad attaccare e a difenderci e potevi perdere la partita, però nell'arco della partita fino all'85esimo credo che la mia squadra ha cercato di giocare. E ha cercato di fare cose importanti. In questo momento manchiamo negli ultimi 20 metri, dove dobbiamo essere un pochettino più cattivi e un po' cinici.
È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che se volete trovate on demand i nostri servizi come sempre sia sul canale YouTube dell'emittente che sul sito www.tv6.it. Da parte mia un buon proseguimento con i nostri programmi.